Bella a tutti ragazzi del Rise Clan, qui è Doomsday che vi parla. Oggi ragazzi sono da solo e sono qui per portarvi l'introducing di Rise Dark, ragazzi, meglio conosciuto su PSN con il nome di Dark Mattia 98, che oggi fa l'introducing nel nostro clan e ci porta la prima nuke in solo, il primo nuclear in Italia, ragazzi, effettuato su Call of Duty Black Ops 3, ragazzi, primo nuclear in solo in Italia. Con l'arma Man of War nella mappa Fringe. In circa 5 minuti e 30 è stato effettuato il gameplay. Ragazzi, oggi sono tornato dopo un po' di tempo che non mi sentivate per parlare di BO3. Ragazzi, sono impegnatissimo sempre con la scuola, anche se sta andando veramente bene, a parte un 2 in inglese, ragazzi, ma su 20 voti, dai, uno negativo ci può anche stare. Ragazzi, parliamo un po' di Dark Mattia. Dark Mattia, io personalmente lo conoscevo già ai tempi di Call of Duty Black Ops 2 perché eravamo negli Guagni assieme in clan per fare le CV di Guagni assieme su Black Ops 2. Poi c'è stato un distaccamento perché io sono passato subito a PS4, lui è rimasto da PS3 con Call of Duty Ghost. Ci siamo un po' persi di vista, lui era entrato anche nei GXT se non ricordo male. Io invece ho proseguito la mia carriera su PS4, ma quando non ero ancora conosciuto su YouTube con il mio nome. E da circa 6 mesi, da quando è proprio riuscito la beta di Call of Duty Black Ops 3, che lui è passato su PS4, ci siamo riavvicinati, diciamo, dopo una bella amicizia che oggi mi fa veramente piacere presentarvelo qui a tutto il clan, al canale YouTube. Lui si chiama Mattia Causa, per chi lo vuole aggiungere su Facebook, è 98, fa, mi sembra, la quarta liceo, quindi ha 17 anni, ragazzi, penso faccia calcio, ragazzi, non lo so, ed è un bastardo napoletano, abita a Napoli, no, sto scherzando, viva la Terronia perché è bella e ci fa star bene durante le nostre vacanze estive. Comunque, ragazzi, oggi non ho un argomento in particolare, vi parlerò un po' di Black Ops 3 in generale. Dato che l'ho comprato, ci sto giocando, anche se ragazzi tra ragazza, scuola, calcio, non ho. Cioè, oggi che è sabato che vi sto facendo il commentary, in 3 giorni avrò fatto sì 30 partite, ragazzi. Voi dite, beh, è tanto, ma fidatevi che nella lista mia degli amici sono quello che ne ha fatti di meno. Quindi ho giocato veramente poco. E ragazzi, prime impressioni, posso dire che è un gioco leggermente diversa da come era la beta era molto 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 più facile, non per il reject, ragazzi, quello vabbè è una buona cosa che hanno tolto, però secondo me è molto più frenetico, conta di brutto, ragazzi, la connessione che avete ogni anno, purtroppo è così. Infatti io che sono stato uno stupido perché io giocavo in wifi e da domani inizierò a giocare col capolan, perché in wifi, ragazzi, voi sparate e il colpo. Voi sparate per prima, almeno quello che sta succedendo a me ve lo racconto adesso. Voi sparate per prima, lui vi vede, spara prima. Il problema è che lui gli arriva subito il colpo. Poi, ragazzi, ci sono un sacco di spagnoli e tedeschi, non avete idea. Tutti fibrati, ovviamente, noi poveri stronzi italiani, sempre a guardare. Tu spari, almeno io sparavo il colpo. Lui mi vedeva, si girava una bella turnata, anche se non l'ho preso mai, però vi sto facendo un esempio. Spara, lui gli entra subito il colpo, io gli devo dare 5 colpi, 3 colpi non va giù, lui me ne dà 2 e io sono bello che è morto. Questa cosa io la devo ancora capire perché veramente mi sta troppo sul cazzo vedere gente che la vedo, gli sparo, gli faccio 3 hit marker da lontano, si gira e mi dà 2 colpi. Poi ragazzi, le mitragliette sono veramente devastanti, cioè il razzo di fuoco su sto gioco è fondamentale perché ti aiuta a sparare per prima, tipo la Weevil e la Vesper sono due armi veramente devastanti. E nello stesso tempo, ragazzi, che vi sto facendo il commento, vi spoilerò anche un gameplay di un altro clan americano che, veramente ragazzi, Darkness Pop Stomping America hanno fatto adesso il Double Nuclear. Cioè ragazzi, pensate voi che gli standard su sto COD a mio avviso saranno altissimi, cioè io penso che fare un doppio. Un nuclear, anzi, sia già difficile. Fare un doppio, come hanno fatto i Darkness, sia veramente un'impresa, adesso come adesso, ragazzi, vedendo com'è il gioco. Perché, ragazzi, trovare una roba è veramente difficile. Gli scarsi, sembra quasi che non ce ne siano più, almeno a mio avviso. Non so se io trovo lobby bastardo, se sono lo stronzo di turno. Comunque, lobby è veramente difficile trovarne, almeno per quanto riguarda il Pop Stomping, perché c'è molta gente che è venuta da Xbox One, su PS4, tipo competitive player, robe così, che comunque quelli di Xbox sono sempre stati dei buoni player. Quindi trovare il livello si è alzato tantissimo, ragazzi. Non pensate che fare gameplay sia una cosa facile, perché
escludete l'opzione di prendere Black Ops 3 e dire come prima cosa faccio il nuclear. No, dovete metterci l'impegno, avere un gruppo forte. Oltretutto il VSAT si sblocca a livello 48. Fidatevi che per arrivarci, ragazzi, è veramente difficile. Occorre minimo 15 ore di gioco tutte, per non dirvi anche di più, ragazzi. Comunque, ragazzi, spero che questo commento vi sia piaciuto, queste breve informazioni. Ricordate di lasciare un like per Dark, Rise Dark, che oggi è stato introdotto nel nostro clan. Mi raccomando di lasciare anche un mi piace e un commento per il lavoro mio e di tutto il clan. Qui da Doomsday è tutto, bella rega. Find me straight flexing on my Hunter Hearst shit. Feeling like the king of kings, time to play the game. I am that damn good, come and get this work, bitch.